La figura del medico legale è una figura vista dai cittadini come una figura a cui ci si rivolge quando il danno è stato determinato. In questo caso invece il medico legale sta insieme ai clinici e li aiuta a individuare il percorso corretto non solo dal punto di vista terapeutico, ma soprattutto da un punto di vista appunto medico legale e deontologico. Una connessione diretta tra ospedale, operatori sanitari, utenti e medicina legale. È l'ASL Toscana Sud-Est la prima azienda sanitaria pubblica in Italia ad aprire un servizio di medicina legale clinica ospedaliera in un ospedale pubblico non universitario. Abbiamo assunto e formato 3 medici che si sono formati proprio in medicina legale clinica, che saranno a disposizione di tutti i medici del San Donato per ora, ma a breve anche degli ospedali senesi e dell'ospedale di Grosseto, per essere chiamati a consulenza al letto del malato, così come tutti gli altri specialisti come i cardiologi, i neurologi, gli ortopedici, i gastroenterologi, in modo che un problema si possa analizzare, criticizzare, trovare la migliore soluzione prima che in genere scelte che poi possono essere giudicate o valutate erronee. L'obiettivo del nuovo servizio avviato al San Donato è dunque quello di fornire consulenza e informazione ad operatori sanitari ed utenti su questioni di interesse medico-legale. Questo servizio è un elemento che può parlare anche a problematiche, come si dice, eticamente sensibili, insomma, quindi dare le giuste informazioni, creare la giusta conoscenza, la giusta consapevolezza nelle persone che si interfacciano col sistema sanitario o che devono assumere decisioni anche sensibili, delicate, per cui credo sia un servizio davvero di grande valore. L'attività di consulenza si svolgerà presso il reparto di degenza, nelle stanze dedicate all'interno dell'ospedale oppure attraverso la teleconsulenza.